Ciao a tutti, sono Andrea Moretto, l'ideatore del gioco Le Tourne Carlevé, il gioco interamente dedicato allo storico carnevale di Ivrea, famoso in tutto il mondo per la battaglia delle arance. Ma oggi non sono per parlare qui di questo, bensì di Le Tourne Carlevé 2. Le Tourne Carlevé 2 è il nuovo party game dedicato allo storico carnevale di Ivrea ed è composto da una struttura verticale facilmente contenibile, la quale ha un cavo e un gancio terminale. In questo gancio qua viene inserita, dopo vi spiegherò la modalità, una delle sei arance che ciascuna si differenzia dall'altra per materiale, dimensione e peso. Ipotizziamo di prendere l'arancia più pesante. Io in fase di tiro devo essere sicuro che niente mi vada a rovinare il lancio e la struttura così fatta permette proprio un lancio preciso. Inoltre, oltre al deposito delle arance da tiro, noi abbiamo anche un fondo cassa dove ci sono sei tipologie di banconote con rappresentati i personaggi della parte storica del carnevale di Ivrea. C'è un posizionatore. Nel posizionatore vengono piazzate una delle sei pedine o diverse pedine dove ci sono i capocarri conducenti, il corteo storico e lo spettro del tiranno. Queste due carte qua sono due carte speciali. Poi c'è anche lo spazio per posizionare le mini cassette e le mini arance. Inoltre è fondamentale il dado. Questa è la bozza del gioco che sto cercando di ultimare, dove viene spiegato in modo dettagliato come andare a crearsi il gioco. Si gioca da 2 a 6 giocatori e la scelta è tra 6 tipologie di giochi, che ovviamente deciderà il primo tiro di dado. Ma ogni tipologia di gioco può avere diverse varianti di gioco, difatti si può arrivare a un massimo di oltre 260 generi e questo lo decide sempre il dado. Quindi un giocatore al suo turno tirerà il dado da 1 a più volte a seconda della tipologia di gioco sorteggiata e da lì si andrà a decidere proprio quale sfida dovrà affrontare o da solo o contro altri giocatori. Facciamo una simulazione del gioco. Tiro il dado, faccio il numero 4. Io andrò a fare il gioco numero 4, go down cassettina. Quindi vado a guardare nel regolamento qual è il gioco numero 4. Ovviamente sarà tutto colorato, quindi sarà facilmente identificativo. Questo è go down cassettina. E poi, secondo di quello che mi dice il regolamento, eseguirò la tipologia di gioco. Dopodiché, questo è un gioco sfida, quindi dovrò sfidare un altro giocatore e dovremo giocarcela a suon di cassette. Cosa vuol dire? Secondo tiro di dado, tipo di impilaggio. Tiro il dado, numero 2. Entrambi dovremo fare questo sviluppo qua con le nostre cassettine, 10 ciascuna. Una volta che avremo ciascuno preso il suo numero di cassettine, dovremo realizzare nel minor tempo possibile il tipo di disposizione delle cassettine richieste e quindi poi da qui partirà la sfida. Vediamo adesso ogni singolo gioco. Impiro le cassettine. Ipotizziamo che faccio il numero 1. Numero 1 dice dovete impilare 7 cassettine con 4 arance ciascuna e in cima deve essere messa la propria pedina. Questa è la mia pedina. Dovrò sfidare l'altro giocatore, quindi nel minor tempo possibile 3, 6,
e 7. L'altro giocatore avrà le sue 7 cassette. A questo punto, pronti, attenti, via, si inizia. Dovremo andare a mettere le arance dentro ciascuna cassettina nel minor tempo possibile. Qua è una sfida contro il tempo, perché l'altro giocatore potrebbe essere anche più veloce di me. E soprattutto bisogna fare attenzione a non far cadere tutto mentre si esegue il gioco. Visto che a me sta cadendo, sto facendo un casino, non sono un bravissimo giocatore. Chi mi vuole sfidare di sicuro può vincere facilmente contro di me. Di sicuro c'è di meglio. Dai che sono arrivato a 6. E alla fine, come c'è scritto qua, devo mettere anche il mio personaggio. Ce l'ho fatta. Quando ho finito, devo dire finito, e a questo punto il primo che è terminato vince. C'è in palio 25 denari, quindi impiego le cassettine prima dell'avversario, prendo 25 denari dal fondo cassa. L'avversario che è stato sconfitto paga me 25 denari, quindi lui avrà i suoi denari e mi dovrà dare 25 denari. Gioco numero 2, pendola, salva di tutti. Ecco, in questo caso il gioco è un gioco solitario. Quindi io dovrò prendere le mie cassettine, posizionarle prima della linea limite, quattro, cinque, sei, sette, tre, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok, una volta messe le cassettine, dice tirare il dado e a seconda del numero realizzato il dado posizionare le pedine come richiesto. 2, quindi farò il gioco numero 2, A, B, C, D e F. Quindi vado a fare A, B, C, D e F. Poi c'è la variante anche del corteo storico, tiro il dado, ho fatto uno troppo basso, quindi non ho diritto a inserire il corteo storico. Se c'era il corteo storico avrei guadagnato molto di più se riuscivo nella prova. A questo punto, quarto tiro di dado e la selezione dell'arancia da tiro. Numero 1. Ok, questa è l'arancia estratta. Metterò la mia arancia. Preparo per il lancio. Preparo il tutto. Pronti, attenti, via. Devo far passare senza colpire nessuno degli avversari. E poi vado avanti. Adesso qua il tavolo è troppo corto perché non ho spazio per farvelo vedere. Però in questo caso, ovviamente sono molto bravo, ce l'avrei fatta. Ops. In questo caso invece devo risarcire l'avversario. Gioco numero 3, Gru, abbatti lo spettro. In questo caso cosa dovrò utilizzare? Il posizionatore, andare a mettere le pedine a seconda del numero estratto, incluso anche lo spettro, dovrò tirare giù solo lo spettro e se ci dovesse essere anche il corteo storico evitare di toccare il corteo storico durante il lancio dell'arancia.
Cosa consiste il gioco, appunto? Devo solo buttare giù lo spettro. Se io dovessi toccare, o peggio ancora, battere gli avversari, li devo risarcire. Quindi ho diritto a prendere dei premi, però devo stare molto attento a come lancio la mia arancia. Quindi, prossimo tiro di dado, posizione delle pedine. 2, 1, 3, 4, 7, 9. Quindi prenderò una, la metterò qua, l'altra la metterò al 3, questa la metto al 4, al 7 e infine al 9. Questa ovviamente sono io, quindi non devo mettere la mia pedina. Terzo tiro di dado, corteo storico e spettro. Se faccio 5-6 posizionerò anche il corteo storico. 6, devo mettere anche il corteo storico. Ok, il corteo storico io decido di metterlo qua. Magari ho fatto male, potevo giocarmela meglio. E adesso devo mettere lo spettro del tiranno. Lo spettro del tiranno lo metto qua. Quarto tiro di dado, arancia da tiro. Vedete che per questo che ho oltre 260 giochi disponibili, perché ci sono delle varianti che mi rendono ogni volta il gioco completamente diverso uno dall'altro. Numero 4, uso questa arancia qua. Ok, non è troppo grande, non è troppo piccola, e adesso, scusate la schiena, provo a fare un tiro e buttare giù sullo spettro. Devo superare la linea di tiro, ovviamente. Cercare di fare un bel tiro, eh. Ok, potevo fare decisamente meglio, ma ovviamente ho giocato a mio svantaggio la brutta posizione che avevo, perché sono un campione in questo. Ho buttato giù lo spettro del tiranno, ho diritto a ricevere 50 denari, perché non c'era il corteo storico, però ho abbattuto una pedina dell'avversario. Quindi devo dare 5 denari al giocatore che possiede questa e al giocatore che possiede quest'altra pedina qua. Di sicuro so fare molto di meglio. Ecco qua una breve panoramica dei vari pezzi. Queste sono le mini arance, vedete con forme diverse e anche materiali diversi. Le banconote con i personaggi storici. La struttura solida per assicurare un tiro preciso. Il relativo gancetto realizzato a mano, il posizionatore con la linea di tiro essenziale. Qui invece abbiamo le pedine dove si vedono i capocarri o conducenti e anche i tiratori dei carri da getto, il corteo storico, lo spettro del tiranno, il dado, le mini arance, le cassettine e infine il regolamento, che spero di riuscire a ultimare a breve.